non ho comprato quella bottiglietta d'acqua perché quella bottiglietta d'acqua viene estratta in maniera insostenibile, oppure non ho comprato quel prodotto alimentare perché quel prodotto alimentare contiene OGM, ad esempio. Ecco, parlavo prima della nostra campagna Scopri il Marchio, la nostra campagna appunto che in 2 mesi con 100.000 firme, ma soprattutto con altrettanto rumore generato dai nostri consumatori, è riuscita a far a chiedere, a ottenere da Mars, Mondelez e Nestlé che rispettino i diritti delle donne che lavorano nella loro filiera del cacao. Ecco, come l'abbiamo fatto? Non l'abbiamo fatto appunto boicottando queste aziende, ma facendo loro scrivere dai consumatori che acquistano i prodotti di queste aziende, che variano dal cioccolato Milka, al Nesquik, appunto alla barretta Mars, con un messaggio molto semplice che era: signori, io amo il vostro cioccolato, amo il vostro prodotto, però odio il fatto che voi sfruttiate le donne che lo producono. E queste aziende in 2 mesi, in soli 2 mesi, tutte e tre si sono prese impegni concreti, verificabili, e che stiamo verificando. Allora, non solo è la scelta del consumatore, ma anche la voce del consumatore che cambia le cose. Allora, sono 18:30.